Bentornati! Salve a tutti! Per un'altra puntata sui giochini meno... inimmaginabile questa meno volta. Meno mainstream, come dicono le sanno lingue. Comunque, questo è un gioco, la palla a mano. IHF Handball 12. Quindi deduco che ce ne sia un 11 o un 10. Probabilmente sì. Voi pensavate che non esistesse davvero come sport competitivo la palla a mano? E sbagliato. Invece esiste. Addirittura questa è una software house tedesca che si avvalsa di una squadra di Berlino per fare il motion captures del giochino. Vedi? Allora, due notizie prima che iniziamo e ci prendete per il culo. A, non ho un pad per il PC, o meglio, mi sono sempre rifiutato di comprarlo visto che ne ho tre per Xbox. B, mai giocato a palla a mano. Nonostante qui vicino a Teramo la palla a mano sia una specie di religione. Io ci ho giocato agli scout, ma quella era un'altra roba. No, non c'è. Dati che fai gli scout ti squalifica come giocatrice, ti volevo dire questo. Ma guardate, partiamo con una partita amichevole, tanto per farvi vedere il game. Allora, questa è una di quelle puntate. No, fra due squadre uguali non mi pare il caso. No. Ah, qui avete la Bundesliga, prima e seconda divisione della Bundesliga. Mica cazzi. Con tutti i team, ma soprattutto la Liga Spagnola. Uno sport praticato assai anche in Spagna, allora facciamo sì loro hanno questi due, guardate, c'è anche il Barça, eccolo Barça contro FC Berlino, che è la squadra che li ha aiutati a fare il giochino. Ok, Fuchs Berlino, questo credo che sia questo più o meno. Vai. Okay. Se non è, ho fatto una cazzata. se non è allora che carino, puoi scegliere le divise. Sì, in caso, aspetta, prendiamo questa gialla e blu e così. Viola. Vabbè, ok. Sempre. Vabbè, è un classico gioco. Avete guarda, con le foto. È veramente carina. Fatto bene. Adesso io continuo e farò un'immediata. Puoi scegliere. Un'immediata figuraccia, stai a dire? Sì. Concordo. Puoi scegliere anche lo stadio. Lo stadio. Sì, metto subito Capital Stadium, facile, TV Dynamic, in modo da evitare figure di merda. Partiamo. Più possibile. Guardate che. Yeah, quella paletta sembra un po' finta, però ti dirò, quella tra le mani del numero 33, perché probabilmente non è quella reale con la quale hanno fatto la foto. O questa strana sensazione, ti sta fanno una strana ombra. Vabbè, comunque vedi, carica i giocatori con tutti i nomi e con, cioè, una cosa seria. No, oh, fatta per benino. No, ma rispetto a certe merde che ho visto circolare, che paghi è... 60 euro tipo. Sì, guarda qua sul pacchetto. Sì, adesso non mi ricordo mi ricordo nulla. Vabbè, comunque deduco che si faccia così. Non potete entrare in area per tirare quella della piccola. Subito parata nell'area in piccola? In quest'area con la linea continua. Io non le so le regole della palla a mano, quindi fallo, ovviamente. È inutile che fai il gol perché ho fatto fallo. Metto qua davanti. Portiere, prendo la palla. Oh, sto giocando la partita della vita praticamente. Vai, torna all'attacco. Dai adesso. Adesso è entrato in area. Non è colpa mia, un professore di la mia innocenza. Sì, come no? No! Lo lascio libero! E lui inzacca! Maledizione, vabbè. Io sono vedendo una pippa inguardabile. Cioè, che difesa era quella? Non lo so, ma non ho idea nemmeno di come si difende. Cioè, io premo dei tasti. Ma non puoi. È come il calcio, non puoi mica lasciare i buchi a centrocampo. Scusa, una sì, ma io credo di essere io il buco maggiore di questa squadra. Tiro fuori. Ah, il tiro in porta che la prendono il portiere e. Qui resta il portiere. Guarda che hai fatto un po' il Boateng della situazione. Cioè, non è che ci vuole una porta di un chilometro. Ecco, mi hanno fatto appena il secondo, appunto. Mentre io mi distraggo a parlare con te. Ah, e non puoi nemmeno difendere in aria. Sto parlando io, ma che dici? Ti difendo, ascoltarti, sono dici che non ti ascolto mai. Ma che stai dicendo? Ah, la metto non so come ho fatto. Per non si sa qua. Perché ci sono diversi modi di tirare, in sospensione. Ma credo che sia uno sport serio questo, sì. Regole e compagnia. Ecco, preso il gol, ho avuto storia. Era una pippa, però. Ma lo dovevo credere difendere anziché tenere sporci fuori? Probabilmente sì, ma c'è un portiere pippa. Non posso raccogliere. Ha botta la panza, gli hai tirato. Vabbè. Mamma mia. Vabbè. Io provo a premere gli altri. Vi confesso che ho paura a premere altri pulsanti. Ah, questo è tipo un giochino. Tra. Sì, tipo. Vai! No. Oh, poi mi fa dire come si disperano. No, il portiere ha preso. Tu gli hai tirato addosso. Siamo seri. Ho colto la porta, è facile a parlare così. No, è fallo. Mi dispiace. Ah, ho fatto fallo che sono rientrato in area, vabbè. Sei un pippa. Sì. Chi ha preso?
l'arbitro sopra che ti fa le indicazioni, di cui non ho nessuna idea ovviamente, a proposito di probabilmente tiro dalla distanza, no, busco contropiede, nessuno manco qui, ecco il gol, eccolo. No, oh, miracolo, oh, che oh, miracolo, vuol dire miracolo. Allora vedi, le braccia così vuol dire che è rimessa laterale, il braccio in alto tipo... Sì, ho fatto un fallo, difesa in aria, vedi, vabbè, vedi, sono imbecille, vedi, guarda, sono praticamente imbecils. Sì, perché adesso per lo 5... però ho fatto un gol, cazzo, quindi ti vorrei bull. Che ho fatto adesso? Hai finito il primo tempo, hai fatto una minchieria, te lo dico. Vabbè, che hai fatto. Accetto, io accetto tutto, perché si può anche non accettare. Sì, sono 6 minuti di partita, voglio dire, gliela facciamo vedere tutta, 6 minuti. Difesa in aria, rigore! Perché rigore? Mi chiedo che io fossi in aria, non ci devo stare. Ah, qui non ho un cazzo di idea. Continuo da fuori! Sei un pippa di merda, sega! Devi morire! Che rigore era quello, pippa! Sono rimasto immobile, l'ho distratto io. Sì, immobile, non ti ringrazio. No! Oh. Vabbè, prendo pure i pali, sono anche sfortunato. No. Ah, vedi? No, no. Dai, però! Noi, ma vaffanculo, va! Che portiere di merda! In fuoco. Come si fa? Allora, credo che si faccia così. Non si può andare a sare un po', vero? Non lo so. Ah, c'è un dio anche in questo gioco! Era del tutto culoso! Vabbè. Vabbè. Allora, non mi ricordo come. Credo ci sia un tasto per saltare. Aspetta, non può via. Dai. Il spin. C'era un muro davanti, scusa. Ecco, ci sia un modo per fare sto coso qui. Wow. Sto speso di tuffo. Ma io non ho un. C'hai tutta la squadra a fare muro. Vabbè, arbitro, cartellino giallo, giustamente. Non ho idea di come si faccia quella. Cioè, mi ricordo che c'è un tasto, quello Z. Tipo. Però vedi, se devi il portiere sul tiro in porta è comunque rimesso al fondo. Sono regole. Devo attendere gli schiaffi da. Non so se il fusello si dice, ma le vostre guardie. Ah, un'altra. No, vabbè, un colpo tuo indigeno. Infrazione di aria, ma non è vero, arbitro, sei un venduto di merda. Ecco qua. Sì, vabbè, ti stanno a fare il cappotto. Sì, vabbè. Ho manifestato prima la mia assoluta insipienza tattica. Il gioco non è. Ah, questo fa delle mosse. Pensavo sta. Peggio. Non dai, non è male. Brutto. Dai, lo segno, mi dà infrazione di aria. Il gioco non è male. No, anzi. Se uno impara le regole ha un pad per giocarci. 2 minuti che prenderò 2 minuti fuori. Ah, come palla a mano? Sì, credo che siano 60 minuti, quindi è quasi finita la sofferenza. Ne ho fatti 11, ne ho fatti 2, però. Pure il rallentatore, ti fanno pure i freni, si fanno. Se trovassi il tasto... Ah, eccolo qua! Credo W o passi. Q. Passi, che significa? Perché passi. Dovevo tirare invece... Invece hai fatto una filetta. Sì, sì. Okay. Vedi, trovo il modo di fare quello, credo. Non ci provo. Okay. Mancano 3 minuti, se questo mi fa ripartire. Vai! Un'altra volta. Non ho non idea lo di come puoi si... fare prima e poi non tiri, fai la finta. E non ho idea di come allora si faccia bene questa mossa. Non lo so, ma secondo me è finita, signori, è finita questa sofferenza. Se il gioco vi è piaciuto, non lo so, a me non dispiace. Non mi dispiace. Ma ci vuole un pad, perché con la tastiera è veramente per handicappati. Come me, e fanno, perdono 13 a 12. Questo fatto 13 a 2, ma hai fatto 2 gol però. Dai, ho fatto 2 gol tirando 12 volte in porta. Loro hanno fatto 13 tirando 19. Ho una media iniziativa un po' di merda. Vi salutiamo e alla prossima, ciao! Ciao!